Presidente, resistiamo. Presidente, presidiamo e andiamo. Presidente, resistiamo. Presidente, presidiamo. Ogni italiano da un po' di tempo non si comporta come tale, trovandosi a suo agio in un disagio per adattarsi. Dal Veneto Gaetano col messaggio allo stivale, bisogna reagire invece di accontentarsi. Dal 4 giugno l'hanno notato in tanti a Roma, in piazza Montecitorio che fa digiuno. Le TV nazionali gli sono passate davanti, ma tra quotidiani e TG non se lo fila nessuno. Ehi sveglia italiani, qui non siamo a farvi, non si può curare solo il proprio orto. Tra web e reality rimandiamo sempre tutto a domani, ma rimarremo a farci beo da tutti gli amici che ho torto. Nascondono la verità, privatizzano la scuola, l'ignoranza vera c'è, è meglio se non la si sa. Devi sbatterci la testa come fa Zidane, ma per la cura puoi avere paura della tua sanità. Andiamo, chi vuole essere un italiano, chi vuole essere trattato come un essere umano? E andiamo, chi vuole essere un italiano, chi vuole essere trattato come un essere umano? Resistiamo, 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 resistiamo. E andiamo, chi vuole essere un italiano, chi vuole essere trattato come un essere umano? Ormai è chiaro. Ci siamo trovati qui una quindicina di persone il 4 giugno. Abbiamo iniziato alle 8 di mattina a fare una piccola riunione e decidere cosa fare, e quindi quello che è stato deciso era quello di iniziare una protesta civile, ma una protesta che possa permetterci di rimanere qui ad oltranza, creando un presidio. E insieme a quattro persone ho iniziato uno sciopero della fame. Delle persone che sono venute il 4 giugno siamo rimasti io e Gaetano. Noi ci siamo conosciuti su Facebook, perché io a metà maggio ho creato la pagina, quella di Facebook, quella ufficiale, ma ho già 30.000 utenti, e uno dei primi 30 utenti mi ha segnalato un gruppo di Roma che stava organizzando appunto una protesta davanti a Montecitorio. Io ho conosciuto, ma non di persona, Gaetano e altre persone che sono venute, che ho conosciuto qua a Roma il 4 giugno. Abbiamo iniziato a fare questo tipo di protesta ed a scrivere ben 3 petizioni alle Camere, perché l'articolo 50 della Costituzione italiana esattamente dice: tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Sono venuta a sapere di questa iniziativa da un mio contatto Facebook che mi ha scritto domenica 5 giugno chiedendomi di raggiungere questi suoi amici che stanno facendo sciopero della fame. E dopo un po' di giorni di permanenza qui abbiamo visto la necessità di dover annotare anche quello che accade in piazza, quindi ho cominciato a scrivere i diari. Vengono pubblicati sul sito, poi carico le foto, filmini e faccio tutto quello che è necessario, quindi di giorno in piazza, sotto il sole, a parlare con le persone, assistere a Gaetano, e di sera, di notte, su Facebook, e portare avanti un altro lavoro. Io vengo da Roma e sono originario d'Abruzzo. Praticamente ho scoperto questa cosa, sono venuto per caso, stavo passeggiando davanti a Montecitorio e una ragazza mi ha fermato e mi ha spiegato la situazione. Nel momento in cui mi ha fermato io sono subito stato favorevole all'iniziativa. Siamo entrati in delegazione alla Camera dei Deputati a parlare non con il Presidente istituzionale onorevole Gianfranco Fini, ma ci siamo trovati a parlare con il suo consigliere delegato, praticamente il capo di gabinetto del Presidente della Camera, il dottor Alberto Solia. La prima petizione, quella immediatamente di attivarsi ad abbattere da parte delle Camere i costi della politica. Io non mi sento rappresentato questi signori nel Parlamento, perché loro pensano solo ai loro interessi, non pensano ai noi cittadini. Abbiamo presentato un resoconto relativo a quali costi della politica da battere. Vogliamo una riduzione degli stipendi parlamentari, perché è uno scandalo che questi signori che stanno qui dentro hanno degli stipendi che sono il doppio, il triplo di quello degli altri paesi europei. Vogliamo una riduzione del 90% dell'auto blu. Più un'eliminazione totale di tutte le province. Il presidente della provincia di Bolzano prende 27.000 euro al mese. In più la provincia di Bolzano e la provincia di Trento, voi sapete che quando c'è un dibattito del bilancio della finanziaria, partecipano alla finanziaria e dettano al governo quanti soldi vogliono indietro di quello che pagano le tasse. Attualmente ricevono il 120%, questa è una cosa vergognosa. 120% dicevano indietro del bilancio, e questa è una cosa assolutamente vergognosa. Chi vuole essere trattato come un essere umano? E andiamo, chi vuole essere un italiano? Chi vuole essere trattato come un essere umano? Presidente, resistiamo. Presidente, resistiamo. E andiamo, chi vuole essere un italiano? Chi vuole essere trattato come un essere umano? E andiamo, chi vuole essere un italiano? Chi vuole essere trattato come un essere umano? E andiamo, chi vuole essere un italiano? Chi vuole essere trattato? La petizione che
abbiamo presentato è quella relativa alla riforma della legge elettorale, che non abbiamo ormai da 6 anni, non abbiamo più una legge elettorale da poter eleggere i nostri deputati, perché vengono praticamente eletti direttamente dai partiti. Prima delle elezioni loro coi sondaggi sanno già come chi vincerà, che sia destra o sinistra. Loro interessa solo da fare demagogia tramite i sindacati, tramite le associazioni di categoria, ma però da quando è uscito l'euro, dal 2001, praticamente hanno creato una grande mangiatoia all'interno, noi la chiamiamo casta, mafia e massoneria, dove il popolo non esiste, paga solo il ceto sociale. Un ridimensionamento delle camere, dove deve esserci solo una camera consultiva e una camera legislativa, quindi una riduzione dei parlamentari di più del 50%. Terza petizione che abbiamo presentato è praticamente le dimissioni delle camere. Rimanendo all'interno della camera per circa un'ora mi è stato risposto che questo non è assolutamente possibile, o noi lo possiamo fare solo con una presentazione diretta tramite un parlamentare, tramite un partito presente all'interno della camera. Allora ci è stato detto che se siamo singoli cittadini dobbiamo portare 3 milioni di persone in piazza. Io ho chiesto la motivazione di questo, lui ha detto che giustamente è vero che le camere, cioè i deputati, non prestano giuramento alla Costituzione italiana, la carta costituzionale loro possono anche ignorarla. Allora in virtù di questo ho detto: ma noi abbiamo presentato, in virtù dell'articolo 50 abbiamo presentato le petizioni, mi è stato continuamente risposto che non hanno nessun obbligo di poterci rispondere, e allora in virtù di questo ho detto che anche l'articolo 69 dice che noi dobbiamo pagare i deputati parlamentari eletti, e quindi possiamo anche, non riconoscendo i deputati la Costituzione italiana, possiamo anche fare a meno di pagarli. Mi è stato ridetto di nuovo, e questa è una cosa che è stata un lancio, una sfida, di portare 3 milioni di persone, e allora ci siamo salutati e abbiamo detto: va bene, cercheremo in tutte le maniere di portare questi milioni di persone per essere ascoltati. Come si chiama il signore che... Ah, Gaetano, ecco, quello con la maglia bianca. Sì, ha detto vuole 3 milioni di italiani qua. Sì, ecco, lo vuole lui, gliel'hanno detto quelli del Parlamento. Deve portare 3 milioni di italiani. E noi siamo venuti da lui e venuto... Noi siamo 14 oggi, quindi... Come pensi che si possa cambiare? Come pensi che si possa indurre i politici a ascoltarsi e a cambiare il sistema? Il popolo deve venire in piazza, creare un comitato nazionale dei cittadini per le riforme ed eleggersi i propri rappresentanti e andare direttamente a governare. Si riesca a trovare un'unità tra tutti quelli che sono contrari a questa politica. E visto che in Italia siamo veramente tanti ad essere contrari, è giusto che ci riuniamo tutti quanti insieme, perché soltanto essendo un unico gruppo ci possiamo far sentire da chi ci sta governando. E chi ci sta governando alla fine non fa il nostro bene. Non fa altro che peggiorare la nostra situazione, diminuire i nostri stipendi, aumentare i costi di qualsiasi cosa. Quindi loro non ci fanno neanche caso che aumenta il costo della vita, perché hanno talmente tanti soldi che non gli può interessare. Siamo e andiamo. Chi vuole essere un italiano? Chi vuole essere trattato come un essere umano? Ormai è chiaro il concetto: l'alta velocità ci inquinerà più dei traffici col ponte sullo stretto. Perché, come sono stato censurato io a livello nazionale, sono diventato il pericolo sociale per la sicurezza nazionale. Io, con una bandiera italiana e la Costituzione italiana. La censura, vabbè, la capiamo anche, visto che il ministro Maroni ci ha definito un pericolo per la sicurezza nazionale, di conseguenza si devono adeguare. Cioè, non è che possono rischiare di perdere il posto o comunque i finanziamenti che hanno, che cosa. Non è bello, però l'abbiamo accettato. Specialmente poi detto da uno che è venuto su a Roma, come dice, è venuto giù a Roma, come dice lui, gridando Roma ladrona, Roma ladrona. Adesso delle persone che chiedono la riduzione degli stipendi parlamentari e delle spese della politica in generale vengono censurate perché è considerato un pericolo per la sicurezza nazionale, sicurezza di chi? Cioè, sicurezza delle poltrone e basta, e di conseguenza capiamo la censura. Quindi anche chi si è messo nei panni di un padre di famiglia e dice io lavoro, ci evita, ma la solidarietà comunque in qualche modo ce la dà. Qui in Italia io sono convinto che siano state le televisioni, il monopolio delle televisioni, che hanno creato negli ultimi 20 anni questo. Perché? Perché abbiamo purtroppo un'altra casta, che sono la casta dell'informazione, la casta informazione che è finanziata dal mondo politico, è finanziata dallo Stato. Noi taglieremo proprio questo, noi taglieremo la disponibilità economica di finanziare le varie televisioni private e pubbliche, perché questo potrebbe legare la comunicazione tra la politica e la televisione, che diventa una disinformazione, una censura nei confronti della democraticità dell'informazione del paese. Io vi faccio anche esempio che all'Agcom abbiamo un commissario, abbiamo un
diciamo, un amministratore delegato che praticamente negli ultimi 15 giorni è venuto fuori, che è il socio praticamente di 15 società che sono state sequestrate alla Camorra di Napoli. È logico che questo è un vizio molto negativo nel fatto di una gestione, di una trasparenza operativa nelle altre istituzioni che sono l'Agenzia delle Comunicazioni, come l'Agenzia Garante della Privacy, come l'Agenzia Socei, che è l'Agenzia Informatica del Paese. Noi dobbiamo cambiare tutto e dobbiamo mettere cittadini diretti, responsabili, eletti dal popolo. Questo è un primo inizio e ci riusciremo. L'impressione è quella di esasperazione, non vogliono nemmeno sapere perché siamo qua. C'è stata grandissima censura, è stato triste, abbiamo faticato moltissimo. Poi grazie a alcuni coraggiosi che hanno possibilità di pubblicizzare o perlomeno arrivare a un'utenza più ampia, è successo che molte persone più cominciano a conoscerci, quindi ora la maggior parte delle persone che vengono in piazza sono persone che vengono in piazza per noi, persone motivate che sono come noi, che è l'Italia migliore. Non può più passare sotto voce, sotto banco, il fatto che qua c'è fisicamente una persona da 60 e passa giorni. Sì, le persone che vengono a conoscenza della cosa, sì, assolutamente. Sono completamente d'accordo con noi e chi passa da qua si ferma. Non ce n'è, c'è una specie di droga qua che ti costringe a restare, perché al di là di quello che abbiamo chiesto noi, abbiamo visto in questa piazza tanti problemi di italiani, cioè tanti problemi che andrebbero veramente ripresi, filmati, fatti vedere. Ci sono portatori di handicap che subiscono, tra virgolette, tagli per l'accompagnamento, ci sono audiolesi che subiscono praticamente la censura dei loro problemi, vengono presi in giro da oltre 20 anni con la scuola dei segni, eccetera, eccetera, per favorire le aziende che invece devono produrre le apparecchiature. C'è il popolo di Equitalia che ho visto qua e pensavo, forse un po' come tutti, che erano semplicemente persone che non pagavano le tasse, invece mi sono reso conto che il popolo di Equitalia sono persone che hanno sempre pagato le tasse e che adesso non ce la fanno più. Perché? Perché non guadagnano abbastanza per pagarle, però lo Stato da loro pretende ancora il pagamento delle tasse. Ma abbiamo visto veramente di tutto qua in questa piazza, e quindi solo per quello vale la pena restare, per tutte queste persone. Voglio parlare del governo passato remoto, dimenticarmi di loro come loro del terremoto. Siamo leggermente in debito, no, questa Italia è qua che recupera il nostro credito. Dedico la mia nazionalità. E il 30 giugno ho lasciato il lavoro, sono venuto qua, ho fatto lo sciopero della fame per 18 giorni. Ho perso i miei bei 15 kg comunque, 13 al momento, ma fino adesso ne avrò persi 15-16 comunque, perché qua anche se non fai lo sciopero della fame non mangi e si scarpetta parecchio dalla mattina alla sera, si scarpina parecchio dalla mattina alla sera. Abbiamo passato insieme il weekend, dopodiché io sono tornato a Monza perché lavoravo ancora all'epoca, io facevo consulente finanziario per le aziende, consulente aziendale, mi occupavo di finanziamenti regionali, europei e quant'altro, in Brianza, dove da ormai 2 anni le aziende non investono più nella ricca Brianza. Perché? Perché hanno paura, sono riusciti a resistere con i soldi propri, sono riusciti a conservare il posto di lavoro alle persone con i propri soldi, mettendo mano al portafoglio, e tutti i giorni io sentivo queste storie e non riuscivo più a lavorare. Poi, visto che comunque riuscivo a guadagnare solo i soldi per mettere la benzina, quindi soltanto i soldi per lavorare, mi sentivo uno schiavo vero e proprio. Il mondo politico ha disfatto quello che è la società, non fa più investimenti per la famiglia, per il lavoro, non fa più investimenti per le giovani coppie, quindi disfatta la società, automaticamente si sgretola tutto il sistema, che questo sistema porta al consumismo, ma porta anche al suicidio sociale, porta piccoli imprenditori che si ammazzano, ci sono precari insegnanti che si sono suicidati anche 2 mesi fa perché non possono vivere, abbiamo giovani che prendono 200 euro al mese, allora io dico, non possiamo più, siccome i sindacati e le associazioni hanno messo in condizione di poter fare questo, non fanno opposizione, i cittadini devono svegliarsi e venire qua. Loro ci hanno chiesto 3 milioni di persone, vedremo che i 3 milioni di persone vengono qua. Io ero un giardiniere manutentore con 2 mesi di contratto, essendo operatore ambientale con 700 veicoli via, dopo 5 mesi. La mia azienda purtroppo dopo 2 mesi, il 27 ottobre, ha deciso di mandarmi via nonostante la vendita dell'appalto al Verde Pubblico all'AMA, azienda municipale ambiente, per 5 milioni di euro al dottor e signor Panzironi. Quindi 80 di noi, mutui e vizi, sono andati giù con contratti a tempo determinati fino a dicembre.
32 sono andati al signor Caldani, vivai e piante, con i contratti non si sa come, in quale modo. E io dal 27 ottobre, dalle 14 di pomeriggio, mi hanno mandato a casa senza poter avere né una riassunzione né un contratto idoneo al lavoro, perché comunque, avendo una qualifica di quel genere, io dovevo passare praticamente definitivo il 27 ottobre con un contratto di categoria protetta, cosa che questi per l'ennesima e dura cosa non hanno rispettato. E quindi adesso non so entro settembre che cosa succede, però per adesso sono con il cuore in pace stando qui al presidio. Chi vuole essere un italiano, chi vuole essere trattato come un essere umano, e andiamo. Chi vuole essere un italiano, chi vuole essere trattato come un essere umano. Fino a un po' di tempo fa uno stipendio te lo gestivi, ora ci riesci con lo stipendio forse a garantirti il lavoro, cioè fra spese, benzina, assicurazione, affitto, pane, acqua e non so cos'altro riusciremo a fare nei prossimi mesi, perché io stesso mi sto sentendo pure ridicolo ad essere un disoccupato che si sta rifiutando di cercarsi un lavoro, perché fin quando la situazione non cambia io mi rifiuto di avere dei soldi in mano per riversarli in tasse. E per gente che poi fa una vita talmente ricca come stipendio, come aiuti, come sovvenzioni, come pensioni, che mi sembra assurdo che gente con così tanti soldi in mano possa capire e gestire le esigenze di un'intera nazione. Mi sembra assurdo. A me solo questo mi basta, poi non ho una cultura politica e non mi interessa, mi basta vedere come parla la gente della politica per capire che non c'è nulla che mi rappresenta. Abbiamo anziani che sono sotto, circa quasi 6 milioni di anziani che sono sotto 500 euro al mese, abbiamo 2 milioni 800 mila disoccupati a livello nazionale, cioè abbiamo fabbriche, grandi multinazionali che stanno delocalizzando all'estero per degli interessi economici. Lavoro in Germania sicuramente, perché c'è ancora un paese democratico dove si studia, si può avere un lavoro ben pagato. In Francia è praticamente come l'Italia per quello che riguarda il governo. Non abbiamo più aiuti sociali, non c'è più per le persone vecchie, anziane, i soldi, non c'è più nessuno, c'è solo la disoccupazione. In Germania no, perché ci sono le infrastrutture, c'è un po' più di discussione, il governo, le aziende non hanno il potere come qua. Era possibile in Germania studiare e lavorare a tempo pieno, invece in Francia e in Italia senza i genitori c'è solo la precarietà. Un'insegnante precaria a Napoli è morta di fame, non hanno parlato a livello nazionale, ha fatto lo sciopero della fame. Cioè questi proprio se ne fregano, non hanno umanità, ormai loro si sentono la casta. Allora voi dovete cercare di avere la forza e di reagire in maniera pacifica, perché non ci interessa che ci siano attacchi alla polizia, che sono dipendenti dello Stato, però se portiamo i numeri la polizia è disposta anche a togliersi le divise, perché ne hanno anche, perché magari loro la pensano uguale a noi, certo, però non possono fare niente. Sono giovani come noi, sono persone padri di famiglia, hanno anche loro, vengono pagati, sottopagati anche loro, hanno stipendi da 1000 euro, da 1100, 1250 euro. La scuola è nostra! Amici italiani in Francia, in Germania, negli Stati Uniti, che hanno 5 diploma, parlano 5 lingue e che hanno un tirocinio non pagato, poi un altro, senza la raccomandazione non hanno un lavoro fisso con il quale possano vivere. Ci sono dei ragazzi laureati che sono passati qua, ha detto io lavoro presso una multinazionale a 200 euro al mese, 3 anni in stage. Tre anni in stage, cioè lo stage può essere fatto 6 mesi, è vietato la normativa di legge. Nel consiglio. E ha detto: non mi danno 200 euro al mese, non mi danno i buoni in mensa. Cioè, ragazzi, e perché vai a lavorare? Ho detto: perché sennò rimanere a casa io vado in esaurimento nervoso. E pare che siamo in queste condizioni qua, questo è sfruttamento. Si parla per carità di un lavoro a prestazione d'opera, si parla di lavoro interinale, però qui hanno fatto la massificazione dell'uomo, cioè, capito? E sono complici, torno a ripetere, i sindacati. Noi ormai siamo numeri per i sindacati, d'incasso. Il mondo sindacale porta a casa 1 miliardo e 250 milioni di euro di quote associative senza pagare le tasse.
quindi è diventato un business. Questi numeri potete informarvi, potete guardare su internet, perché i numeri ci sono. La mia nazionalità, gli italiani con un reddito inferiore a quello ellenico. Tienilo lontani sopra, i problemi si risolvono a parole, non con umani. Non possiamo dar ragione agli indignados che pensano che Garibaldi abbia con sé le palle degli italiani. Andiamo, chi vuole essere un italiano, chi vuole essere trattato come un essere umano. E andiamo, chi vuole essere un italiano, chi vuole essere trattato come passati decine di politici, ma nessuno si è fermato a chiedere a livello umanitario come stiamo, e questo ci ha fatto anche capire che noi cittadini, normali cittadini con la bandiera italiana e con la Costituzione italiana, siamo completamente ignorati da questo mondo politico. Politici nostri veneti, perché Bitonci della Lega, sindaco di Cittadella, mi ha dato del maleducato e mi ha detto che non sono un cittadino e che sono qui per farmi vedere dalle telecamere. Abbiamo visto oggi proprio un deputato di Italia dei Valori, il senatore Pedica, che è venuto da me, sapendo che sono 69 giorni che sono qui, è venuto da me a chiedermi un'asta della bandiera perché aveva necessità di avere questa, ma non mi ha chiesto come io sto, sapendo che sono qui da 69 giorni. O voi riuscite a battere 70 miliardi di euro i costi a politica, oppure qua non ne vanno fuori. Perché qui viene fuori un'altra Islanda, non sto scherzando. Guarda che lui non, cioè Di Pietro non l'ha capito, deve togliersi perché ha creato demagogia, ma qui viene fuori una seconda Islanda a livello pacifico. No, non è ma quello lì, non era in Islanda, insomma, di quello che ha fatto la strage dei ragazzi. No, l'Islanda dove il popolo è sceso in piazza e ha fatto cambiare il sistema politico, ha mandato via tutti i partiti e ha mandato via tutti i partiti e ha fatto arrestare i banchieri. Ma ci riusciamo, perché guarda, io sto parlando, stanno venendo centinaia di migliaia di giovani, ci stanno chiamando e non vogliono più saperne a livello politico. Cioè, il problema è che non reagiscono. Ma se io fossi un parlamentare non andrei più via di là, vi tagliate i costi a politica, dimezzate gli stipendi, portate gli stipendi a 3.000 euro al mese. Ma non io, cioè, sì, ho capito, non sto parlando di te, Pedica, ma sto parlando... Noi abbiamo fatto tre proposte, ce l'hanno già tutte e tre, adesso ne abbiamo presentate un'altra volta due. Cioè, noi, tu le presenti? Come fai? Anche su tutte zone ZTS e praticamente. Senti, devo fregare. Ce l'hai una canna? Una canna? Non una canna. Non ce l'ho. Quanti occupati c'hai? Sono tutte là. Ti darei volentieri senza nessun problema. Ho visto che ci sono per terra. Niente. Grazie. Ci ignorano, vengono solo 4-5 bandiere, si fanno le foto, vengono le televisioni nazionali e fanno vedere al popolo a livello nazionale che il partito ha fatto opposizione su quello che hanno detto loro, invece non è niente vero, è un'unica mangiatoia. Forze politiche ci ignorano tutte, destra, centro, sinistra, sono più compatti di noi dentro che fuori, assolutamente. Qua non si è fermato assolutamente nessuno, chi è venuto solo per contestare o per inventare delle storie fantasiose proprio riguardo ai costi che hanno, avvocati che hanno studi mega galattici che ci sono venuti a dire che poverini loro per venire a Roma 3 giorni devono spendere 1.500 euro di albergo, che è un problema, no? Cioè viene quasi da tirar fuori i soldi di tasca. Perché poi non possono mandare avanti bene il loro studio. Uno dice: ma perché non te ne stai su e ti mandi avanti il tuo studio legale? Altri che sono venuti a raccontarci di quello che hanno fatto i loro genitori durante la guerra. Onore al merito, però io mi chiedo cosa stai facendo te, non cosa ha fatto tuo padre per questo paese. Che tuo padre abbia fatto tanto lo sappiamo, però adesso te cosa stai facendo? Niente, oltre a venire qua a contestarci. E tante prese in giro vere e proprie, tipo: vi faranno morire di fame, ma da parte di parlamentari, da parte di deputati. Farete in tempo a morire di fame, cose del genere. Insomma, per una persona che dovrebbe pregiarsi del titolo di onorevole, non è molto onorevole. Infatti per noi non esistono onorevoli qua dentro, solo disonorevoli. Il nostro credito, dedico la mia nazionalità agli italiani con un reddito inferiore a quello ellenico. Tienilo lontani sopra, i problemi si risolvono a parole non con... Non possiamo dar ragione agli indignados che pensano che Garibaldi abbia con sé le palle degli italiani. E andiamo, chi vuole essere un italiano, chi vuole essere trattato come un essere umano. E andiamo, chi vuole essere un italiano, chi vuole essere trattato come un essere umano.